Ciao, in questo video vedremo come far comunicare due Arduino utilizzando dei moduli chiamati NRF24L01. Nel codice vi farò vedere come ottenere una comunicazione bidirezionale tra due Arduino. Il codice sarà di tipo non bloccante, cioè non utilizzerà la funzione delay. Adesso vi mostro tre tipologie di moduli NRF24L01 con annessa la scheda tecnica. Per semplicità chiamerò tutti i moduli RF24. Il primo che vi mostro è un comune Arduino in cui hanno inserito sullo stesso PCB un modulo RF24 senza filtro PA-LNA. Quando abiliterete il modulo, non si potranno utilizzare i 6 pin digitali, che vanno dal pin digitale 9 al pin digitale 13. Il secondo che vi mostro è un comune modulo RF24 senza filtro PA-LNA. Il modulo dispone di 8 pin, di cui ne utilizzerò solo 7, perché il pin numero 8 è per la funzione attiva disattiva modulo, ma io non utilizzerò tale funzione. Il terzo modulo ha gli stessi collegamenti di quello precedente, ma in più ha anche il filtro PA-LNA, che gli permette di non avere interferenze esterne. Esso ha bisogno di una alimentazione esterna in caso in cui viene impostata la massima potenza, perché il filtro PA-LNA è molto energivoro. Ha anche un apposito connettore per collegare un'antenna esterna e aumentare la sua portata. Adesso passiamo alla spiegazione del codice. Il codice alla vostra sinistra è impostato per l'Arduino RF Nano e quello alla vostra destra è per il secondo o il terzo tipo di modulo. La prima cosa da fare è includere due librerie. Una è integrata nell'IDE di Arduino, si chiama SPI. L'altra bisogna scaricarla e si chiama RF24-master. Nel codice viene definita RF24.h. Lascio il link per scaricare in descrizione. E per ultimo ho definito il tipo di modulo che ho collegato, in questo caso l'NRF24L01. Nel caso in cui vorreste utilizzare il modulo con o senza filtro PA-LNA, il codice non varia se utilizzate la libreria che ho indicato. Ora definisco dove sono collegati i pin CE e CSN del modulo sui pin di Arduino. Nel codice di sinistra il CE è il numero 10 e il CSN è il numero 9. Per il codice di destra il CE è il numero 9 e il CSN è il numero 10. Se notate, nello schema elettrico che vi ho mostrato o che trovate su internet, il collegamento più comune è quello del codice di destra. Il codice di sinistra è invertito perché, se utilizzate l'Arduino RF Nano, quando venne progettato hanno invertito i pin 9 e 10 rispettivamente CSN e CE. Se utilizzate questo tipo di Arduino, ricordatevelo. Adesso imposto gli indirizzi per i canali di comunicazione. Ne serviranno due, uno per mandare e uno per ricevere i dati o il dato. Imposto delle variabili long e intere, che serviranno per creare un delay che non blocchi il loop. La variabile int limite indica ogni millisecondo deve fermarsi. Quindi, se noi compariamo la funzione delay con la funzione che sto utilizzando ora, che è chiamata millis, variando il valore limite, si potranno fare dei delay più rapidi o più lenti. Imposto delle variabili intere,
che serviranno per i dati da mandare e ricevere. Ora vediamo il void setup. Apriamo la seriale di Arduino, da cui potrò vedere se i dati vengono ricevuti correttamente. Inizializzo il modulo RF24, imposto i canali di trasmissione o comunicazione. Se notate, queste due righe cambiano tra i due codici. Questo è molto importante. Nell'ultima riga imposto la potenza del modulo con la dicitura min o max. Io vi consiglio, quando state facendo dei test e avete i moduli ravvicinati, impostate la potenza min. In caso vorreste utilizzare la potenza massima dei moduli, vi consiglio di saldare sui pin di alimentazione del modulo una capacità di tipo elettrolitica di un valore che varia dai 10 microfarad o superiore, massimo 100 microfarad. Facendo questo, il modulo avrà una alimentazione più stabile e filtrerà meglio le interferenze. Adesso passiamo al void loop. Definisco una delle variabili long, cioè tempo, uguale a millis. Esso terrà conto di quanti millisecondi sono passati dall'accensione di Arduino. Imposto la variabile invio al codice di sinistra, indicato RFNano, uguale 2, che verrà inviato all'Arduino di destra. Imposto la variabile invio dell'Arduino di destra, uguale a 2, che verrà inviato all'RFNano. Imposto una condizione: se la variabile intera tempo è maggiore o uguale a tempo 0, che è uguale a 0, più limite, come ho detto prima, è 1000 millisecondi, quindi un secondo, tempo 0 uguale a tempo. Quindi cosa fa? Tempo, quando arriverà al valore 1000 millisecondi, automaticamente farà avviare questa funzione, imposterà il delay, la variabile int delay, inverso tramite il punto esclamativo, quindi ogni volta questo loop si ripeterà ogni 1000 millisecondi. La funzione se ricevo uguale a 2 indica che se riceve il valore che ha inviato l'altro Arduino, scriverà il valore nel monitor seriale ricevuto. Qui imposto la macchina stati, chiudo il void loop e apro due void, uno tx e uno rx. Se volete la spiegazione del codice che si trova all'interno di TX RX, vi mando al video precedente, dove ho spiegato tale funzione ma utilizzando il delay. Invece qui sarà non bloccante, quindi si potranno fare altre operazioni contemporaneamente alla ricezione e invio dati, senza avere nessun blocco di Arduino.